Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video ti insegno a difenderti da un avvolgimento. Sia un avvolgimento con le braccia fuori e un avvolgimento con le braccia all'interno. Voglio spiegarti delle tecniche semplici ma allo stesso tempo molto molto potenti. Perché? Perché ti daranno la possibilità di avere una reazione tempestiva. Perché questo? Perché nel momento in cui io sono per i fatti miei e mi prendono, di solito accade questa presa anche tra giochi, no? Dove ti si prende e poi ti sollevano per portarti via, ok? Ti agganciano. Allora io cosa ho fatto? Mentre mi ha agganciato, subito ottengo fermo il braccio, gomitata sulla colonna vertebrale. Bam! Subito! Tieni presente che se la vai dove c'è il collo, ok? Addirittura rischi di renderlo tetraplegico, cioè gli rompi una vertebra alta nel collo, potrebbe anche non camminare più. Però dipende sempre dall'aggressione, che cosa sta succedendo. Mettiamoci sempre nei nostri panni, noi dobbiamo difendere noi stessi, ok? Noi siamo per i fatti nostri, qualcuno mi prende perché mi vuole portare via, quello che capita dopo non mi interessa. La cosa importante è che io posso tornare a casa con le mie gambe e sia tranquilla. Quindi è fondamentale. Quindi mi aggancia, subito cosa ho fatto io? Blocco, mi sono piegato un po' per avere più stabilità, ho caricato, bam, gomitata nella schiena. La mano che ha la gomitata blocca, carico la ginocchiata, bam, me lo sono portato su e da questa posizione, guardate, stecca, bam. Da dentro, stecca con la gamba, bam, questa parte qua colpisce, lo fa cadere e poi vado a chiudere. Faccio vedere, mi avvolge, mi abbasso e blocco. Carico la gomitata, bam, mano giù, carico la ginocchiata, vada su, ok, carico la gamba, stecca, bam, calcio, pestone, decidete voi quello che volete fare. Qualcuno mi ha chiesto una volta in palestra, quando spiegavo questa tecnica, ma se mi rimane già giù, ho dato una botta così forte, ok, che quando ho colpito era già giù e nella ginocchiata è già volato indietro, meglio. Se avete dato una ginocchiata dove lui invece di tornare in piedi è andato giù, meglio, siete già pronti per colpire o andare a chiudere. Dov'è il problema? Ancora meglio per voi. Quindi, se invece succede che mi prende da dentro, non avete la possibilità di fare chissà che, vero? Sembrerebbe. E invece da qui cosa faccio? Lo aggancio, anche se lui mi ha bloccato sotto i gomiti, posso tenerlo. Da questa posizione posso colpirlo con le ginocchiate, ok? Ne posso dare una, ne posso dare due perché ho bisogno che mi liberi un po' di più e poi stecca, bam, e vado. Questo è fondamentale, metterci un po' di animo quando si fa la tecnica, di difendersi, stiamo proteggendo la nostra vita, ok? Quindi mi ha preso doppio, non mi posso muovere perché sono bloccato, semplice, rilasso, lo prendo, carico la ginocchiata, destro, bam, colpisco, dopo che ho colpito una barra due volte, pam, gamba a stecca, e poi colpisco, e poi chiudo. Reazione tempestiva, subito, una cosa semplice, ma massima efficacia. Ve la faccio rivedere tutte e due. Mi prende da dentro, blocco, carico la gomitata, pam, sotto, blocco, carico la ginocchiata, su, e stecca nella gamba, per poi chiudere, oppure doppio, presa, ginocchiata e stecca dietro per farlo cadere e poi poter chiudere. Spero che anche questo video ti sia stato utile, riguardalo, ci sono molti particolari, ma questo ti renderà libera e sicura da qualsiasi tipo di avvolgimento, con le mani all'interno o con le mani all'esterno. Ci vediamo nel prossimo video.